Voglio tornare negli anni 90, le viste in bolla, la gente che salta, con il petrolio a 0,90, la tipa 90 e la musica dance. Voglio tornare negli anni 90, le viste in bolla, la gente che salta, con il petrolio a 0,90, la tipa 90 e la musica dance. Buonasera, benvenuti, ciao Angelo, ciao Mickey. C'è la panza piena oggi, Madonna, per quanto abbiamo mangiato. È vero o no? Ce l'hai la panza piena, dai. Dai, ci siamo rallegrati la panza. Abbiamo sushi. Siamo andati a mangiare, eravamo lì, un po' in ritardino, abbiamo corso un po', però pancia piena e via con la puntata oggi. Faccia mia fatica panna e via con la puntata. La panza avanza. La panza continua ad avanzare, caro Angelo. Come il nostro programma. Ma continua ad avanzare anche il programma. Oh, ti fa bene mangiare giapponese? Ti vedo bello. Ma caricato. T'ha caricato, vero? Sì. E quindi avanza la panza, avanza il nostro programma, avanzano tantissime altre cose, tantissime novità stasera da raccontare, da dire. Angelo on fire, cioè Angelo onnipresente dappertutto, signori, Angelo è dappertutto. È vero, è vero. Ieri sera eri a 58 special, sera, il nostro amico speciale con me e con il nostro amico Gianluca, perché il nostro Beppe, perché il povero Matthew era malato, però sul prize ci ha contattato in finale e ha partecipato anche lui. E oggi sei qui. E oggi sono qua. E oggi sei qui. Nei nostri studi di Milano. Nei nostri studi di Milano e... Vabbè, no, ancora non si può dire, dai. Teniamola. Teniamola lì. E surprise. Surprise, ci sono delle sorprese. Tante novità, come vi ho detto prima, oggi ve le raccontiamo. Ma oggi che puntata è? È una puntata speciale anche oggi. Perché oggi andremo a raccontare la storia. Dall'inizio alla fine degli... Scooter! Gli scooter, i grandissimi, diciamo il grandissimo gruppo tedesco de Germania, il pionto, che ci ha regalato grandi battiti di cassa. Sì, sì. Partiamo subito, Angelo. 1995, l'album era And the Beat Goes On e questa è Endless Summer. Buona estate. Feel it! I'm walking on. Love is
Endless Summer Scooter, era il 1995, cari miei. L'album, come abbiamo detto, era And the Beat Goes On. And the Big Beat Goes On, caro Angelo. Noi abbiamo, come sempre, qui con noi a portata di mano la nostra Carta canta, che ci dice tutto quello che c'è da sapere sui mitici scooter. E partiamo subito con un paio di notizie, di informazioni che è giusto sapere per iniziare questo percorso musicale della storia di questi ormai ragazzacci, ragazzoni, uomini, perché gli anni sono passati. Posso dire una cosa? Sì, dimmi. È la puntata che con questi qua bisogna mettere sul casco, Lo sapevo. Allora, non iniziamo, Angelo, con le cazzate. Che ho capito che loro sono gli scooter. È come settimana scorsa hai esordito con il fatto che tu hai detto Lancia Delta, vedi? Ti ho detto Lancia là, come per dire Lancia il disco. Hai detto Delta, come per dire la macchina. Esatto. E non basta. Oggi parliamo degli scooter e mi dici che bisogna mettere il casco. Se vai scooter devi mettere il casco, ovviamente. E io che devo farci? Quindi siate prudenti. Anche col casco. Va bene. Ok. Posso andare avanti? Andiamo avanti. Grazie. Prego. Ciao. In onda. Allora. Andiamo avanti. Allora, dammi sta notizia. Stavo dicendo. Sì, ok. Sugli scooter, che sono un gruppo musicale tedesco. No. Di genere techno, che ha venduto oltre 30 milioni di dischi. Gente, me coglioni, 30 milioni di dischi. Sai, la cosa bella era quella vocina che ogni tanto metteva dentro. Quale voce? Vocina, c'era una in messaggia, c'era quella vocina. C'era quella vocina. Vero? Sì, vero, molto vero. Carino, molto carino. E poi, 30 milioni di dischi. Attualmente il gruppo è composto da Baxter, che è la voce, e poi c'è Phil Spencer, Michael Simon. E sono tanti altri. Poi c'è il produttore Jen Stele. E loro hanno fatto un sacco di hit famosissime, tra cui Hyper Fire, Nessaya. E poi andiamo dopo. Tanto stasera le mettiamo tutte. Cioè tutte, oddio. Alcune. È come la puntata di Gigi D'Agostino. È impossibile metterle tutte. Però noi mettiamo, diciamo, le più conosciute. Giusto. Hanno un proprio e vero stile techno. Molte delle loro canzoni hanno un rap urlato. Infatti lui, il cantante, il più delle volte lo sentiamo, come abbiamo sentito nella precedente canzone, che c'ha quel can you feel? C'ha tutti questi urlamenti, vero, caro Angelo? Angelo, allora andiamo a ricordare importante cosa c'è da dire, che se volete ascoltarci e scriverci, allora potete farlo collegandovi tramite Spreaker.com, andate, digitate Passion Radio e ascoltate la puntata di All Inclusive 19. Da lì sotto c'è la chat e potete scriverci. Esatto. E noi vi rispondiamo. Se no, su Facebook c'è il gruppo Passion Radio, o la pagina passionradio.it, tutto attaccato. Esatto. Altrimenti c'è il nostro gruppo comandato dal nostro grandissimo Luchino, che salutiamo. Ciao Luchino, da Roma. Perché bisogna salutarlo, Luca. Sempre. Lui fa la colonna importante del gruppo Dance All Inclusive, esatto. 90-2000. Tutta la cosa tecnica, una cosa l'altra. Le fa tutte. Bisogna ringraziarlo, perché gli scrivete in tantissimi, mettete questa, mettetemi questa canzone, mettete quella, e lui ve le mette tutte. Quindi bisogna ringraziarlo per questo. E poi potete scrivere o a Mickey H su Facebook, oppure a Angelo Taverna. Quindi scriveteci e noi vi rispondiamo. Volete fare dei saluti? Ci scrivete e noi li facciamo. Che dire, Angelo? Cosa dire d'altro? Andiamo avanti. Perché arrivano sempre loro. 1996, All Happy Hardcore. Questo era l'album, mentre questa invece è Stuttgart.
All Inclusive. Inclusive 19, il programma che pompa per i tamarri. Tonight, The Scooter Story. Stuttgart All Inclusive, questi sono gli Scooter. Questa sera è la storia degli Scooter. Adesso eravamo nel 1996 e quindi già cominciavano a girare altri tipi di suoni, come puoi sentire, caro Angelo. Sì. Oggi ne abbiamo veramente tante da far sentire e probabilmente tra poco abbiamo anche in collegamento telefonico un amico DJ, ma un grande fans degli Scooter. Sa praticamente tutto. Quindi tra poco lo chiamiamo e ci facciamo dire un po' di cose da lui, visto che ne capisce. Attualmente gli Scooter comunque fanno ancora qualcosa. Poco tempo fa hanno fatto un album con tutti i loro successi, perché hanno festeggiato i 20 anni di 20 anni di attività. Si parlava prima che il gruppo nacque nel 1993 con la formazione originale composta da Baxter, che è il cantante, Rick J, Jordan, Ferris, Bowler e Jens Stelle. Quest'ultimo non appare mai dal vivo nel video, perché comunque lui è il attualmente è il produttore degli Scooter. Ed è rimasto l'unico membro della formazione originale della band, insieme a Baxter, che è il cantante. La voce.
La Voice. La Voice. La Voice. Allora io direi di fare un altro salto musicale con gli Scooter, uh-huh. Andare nel 1997, l'album è Age of Love e noi ci ascoltiamo The Age of Love. Come abbiamo appena annunciato, era il 1997, l'album era Age of Love e questa era The Age of Love. Ma sarà sicura questa cosa? Non lo so, chiediamola al nostro carissimo amico Lori DJ. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Ciao Michi, avevi ragione a dire del 97, dall'album omonimo Age of Love. Sì. E di più, questa canzone qua, The Age of Love, è stata utilizzata come musica, diciamo, di trasferimento nell'episodio in cui gli Scooter appaiono nella mitica serie TV tedesca Squadra Speciale Cobra 11, che non so se voi lo sapete, ma hanno fatto un'apparizione proprio come guest star in quella serie TV famosissima in Germania. Guarda, io sinceramente io ti faccio gli applausi. Ti sto mandando gli applausi perché sinceramente, cioè, sei veramente un vulcano sugli Scooter. Sì, diciamo che gli Scooter ci ho passato 15 anni della mia vita, meno male, ad ascoltarli.
contatti, appunto, a seguirli. Sai, più cose te degli scooter che gli scooter stessi. Sì, esatto. Ma mi sono voglio salutare Angelo, che non lo vedo da un po', visto che... Ciao Lorenzo, sono qua. Sono qua, Lorenzo, sono qua, ciao. No, senti, una cosa che volevo chiederti interessante era poco tempo fa, io so che gli scooter hanno fatto un album dove praticamente riprendono tutta la loro carriera, hanno ripreso tutta la loro carriera. Allora, sì, praticamente loro hanno rieditato tutti gli album della loro, che hanno fatto nella loro carriera, che sono ben 17, e hanno praticamente fatto un best of, un greatest hits intitolato 20 Heroes of Hardcore, dove racchiude praticamente il meglio della loro carriera. In più tutta questa serie nuova di album che hanno rieditato si chiama sempre 20 Heroes of Hardcore Master Edition. Praticamente hanno ristampato tutti i CD, tutto il materiale che hanno fatto in più di 20 anni di carriera per i fan che appunto ci seguono da tantissimo tempo. Sono delle edizioni limitate, molto belle. Io ne ho qualcuna che mi ho tirato su Amazon. Sono contento di ciò. Quindi, se siete interessati in scooter, scaricate su iTunes dove volete voi l'edizione di 20 Heroes of Hardcore, soprattutto il desktop, che è bellissimo, sono tutti i pezzi loro più famosi. Bene. Quindi grazie Lorenzo, perché sono informazioni per chi è un amante. Vai. Sono stati anche al cinema in scooter 20 volte. Ah sì? La prima con Nessesia, che è stata inserita nella promozione di un film nel 2009. Di quale? Scusami, non ho capito. Scusami. Sono presente con Sacha Baron Cohen, un attore che ha fatto Borat. Sì? Sì? Vedi, è la stessa di apertura del film. Tu praticamente ti vedi il logo dell'universo sparato lì con il messaggio di tutto fondo. Ah, hai capito. Va bene. Andremo a cercarlo. Grazie mille Lori, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di questo tuo intervento, perché so che sei un grande fan degli scooter, quindi chi meglio di te poteva intervenire quest'oggi? Comunque penso che mandati in onda Watch the Fish, se non l'avete ancora fatto, io non penso. Però. Quale? Scusami. Sono contento. Non ce l'ho in scaletta, vedrò di fare qualcosa. Comunque no, poi. Se non la metto stasera, la metto mercoledì prossimo, va bene? Okay. Va bene. Senti Claudio. Claudio. Sì, scusami, ho sbagliato. Sentimi Lori. Quando è che viene a fare un bel programma in radio da noi? Bene, così mi passi tutta mi passi okay. Quelli degli scooter. Vedi Angelo ti vuole in radio, perché così gli passi tutta la roba degli scooter. Va bene. No, dai. Almeno è una scusa anche per vederci, dai. Che un po' non ci vedavamo. Va bene, dai. Va bene, senti, ti devo salutare gli Opple? Va bene, grazie mille Lori. Ciao Lori. Anche ciao, a te, grazie. Ciao. Bene, hai visto, abbiamo avuto anche una parte importante, perché Lori è un DJ, ma diciamo che è molto affermato su questi generi musicali, sì. Su queste cose qua. Appassionato, cioè, ognuno c'ha il suo beniamino. È così, caro Angelo. Tu c'hai il beniamino quello, tu c'hai il beniamino Gigi D'Agostino. Ma io perché devo andare in rima? Dovevo fare una cosa, scusami Angelo, perché oggi abbiamo tantissimi pezzi da mandare in onda. Vai. Adesso ci ascoltiamo Hands Up dal 1998, dall'album No Time to Chill. E prima devo farvi le scuse perché abbiamo avuto dei problemi col microfono, ma credo di aver risolto e quindi siamo a posto. Possiamo continuare tranquillamente la nostra scooter story su All Inclusive 90. Yeah.
scooter! Story oggi, grande puntata sulla storia degli scooter. Questa era Hands Up. A me piace questa, Angelo, perché non so perché ho questa cosa qui. Quando sento la cassa, quella bella tamarra, però con i giri di chitarra elettronica, sono cose che a me piacciono. Cose che a me piacciono. Angelo, abbiamo da parlare di un sacco di cose. Siamo in ritardissimo. Il tempo è poco. Le canzoni sono tante, gli argomenti sono tanti. Un argomento importante è il sondaggio di oggi. Perché anche oggi c'è un sondaggio. Siccome ancora non ci avete iscritto, perché? Perché non sanno qual è il sondaggio. Il sondaggio di oggi è sui cartoni animati anni 90. Diteci qual è stato il vostro cartone animato anni 90 preferito. Ok? Scriveteci fashionradio.it, Fashion Radio gruppo su Facebook, Spreaker.com, andate a cercare Fashion Radio, sotto c'è la chat, sotto la nostra puntata in diretta, altrimenti Mickey H su Facebook o Angelo Taverna. Scrivete, diteci qual è il vostro cartone animato preferito. Il tuo qual era? Il mio è Goldrick. Sì, però non lo so se è proprio... Goldrick mi sa ancora prima. Mi 90... sa che sei un po' fuori mano, sì. Devo pensarci un po', non mi ricordo se mi sa 90... che sei un po' fuori mano, caro Angelo. Ti dico che sei fuori mano. Non lo so. Stai andando a informarti? Sto andando a informarmi quali erano più o meno, poi dopo ti dico. Però secondo me sei fuori mano. Io invece te lo dico io qual è il mio anni 90 preferito. Era Holly e Benji, oppure Daitan 3. Daitan 3 Aram Benjo, Beauty, Reika, questi loro erano tanta roba. Sai cosa sta arrivando, Angelo? Una delle mie veramente super preferite degli scooter. Io amo veramente questa canzone, a me piace un sacco. Questa è Faster, Harder, Scooter. Siamo nel 1999. Questo era l'album Back to the Heavyweight Jam. Scooter,
Angelo, sei assente oggi, eh? No, non mi sono, piaci. Ci sono. Angelo, sei assente. Ieri eri da 58 special, ecco, e mi hai fatto il puntatone della vita, e oggi vieni qua e mi stai spento. Non mi piace. Devo chiamare Pepe? No. Ah. Occhio, eh, che dopo faccio le ripicche qua, eh. Caro Angelo, allora, sì, si va avanti con questa storia musicale degli Scooter, di cui questa sera la puntata è dedicata a loro, ma il nostro sondaggio, come abbiamo detto prima, è sui cartoni animati anni 90, quindi su quello che praticamente il cartone animato che vi piace, vi piaceva di più negli anni 90, ok? Io ho trovato il mio. Vai, dimmelo. Il Cavaliere dello Zodiaco. Non so se era anni 90, sì, eh? Era... Dici? Sì, sì. Ma io non lo so. Non lo so, caro Angelo, se era anni 90. Sì, sì, anni 90. Non so se contraddirti o no. Che facciamo? Sono andato a vedere. Ditecelo voi. Era degli anni 90 il Cavaliere dello Zodiaco? Ma però forse, ma però non si dice. Forse quella che dici tu è quella che c'era, però la prima sigla. Sono i Cavalieri dello Zodiaco. Esatto, sì, sì. Allora, ci sono tante novità, uh-huh, di cui dovremmo parlare stasera. Adesso mettiamo un altro brano degli Scooter, uh-huh, e dopo al rientro Gommiamo. Abbiamo un'altra telefonata oggi, perché ci devono dobbiamo raccontare delle cose che andremo a fare. Ci sei? Sì, ci sono più avanti. Come più avanti? No, adesso, tra poco. Intanto ci ascoltiamo il prossimo brano. Intanto voliamo nel 2000, entriamo negli anni 2000. Sei Scooter? Voliamo con lo Scooter. Negli anni 2000 l'album era Sheffield e questa è Space Cowboy. Cowboy. Cowboy, the space cowboy, I'm the cowboy, the space cowboy.
l'anno 2000. Ho detto troppi zeri forse, vero? Eh sì. L'anno 2000, il 2000, comunque in pratica l'album era Sheffield, come abbiamo detto prima, e questa era Space Cowboy. Saliamo sempre di più in questa scalata musicale della storia degli scooter, dei grandissimi scooter, ma noi adesso, Angelo, siamo qua per parlare di un'iniziativa. Un'iniziativa che è iniziata da ieri con lo spot pubblicitario e continua oggi, continuerà domani, continuerà tutti i giorni fino ad arrivare a maggio. Esatto. Perché a maggio ci sarà questo grandissimo evento organizzato con noi di Passion Radio, con Milano Si Città Viva e con Gioia Infinita Milano Agency. Sì. E in rappresentanza di Gioia Infinita Milano c'è qui con noi al telefono questa sera Andrea Contursi. Buonasera. Mi sentite? Sì, sì. Tu ci senti? Io mi sento alla grande. Benissimo, grazie. Voglio salutare Angelo. Grazie. Benissimo, allora Andre, grazie di averci chiamato, ci sentiamo la prossima volta, No. No, dai. No, allora, ti abbiamo chiamato questa sera perché così possiamo far sentire ai nostri ascoltatori che cosa sta andando a fare la radio. Ieri sera al programma 58 Special abbiamo cominciato ad annunciare, a dire qualcosina, a dare un antipasto. Stasera diamogli almeno il primo. Ma diciamo che facciamo un concorso Canoro. Sì. Saremo appunto, come detto, a Milano in occasione delle feste di via organizzate da Milano Si Città Viva e stiamo cercando dei cantanti. Sì, quindi qui allora ti lascio parlare con chi di canto se ne intende. Andrea? Sì, ok. Sì. Guarda, il frequentatore di karaoke è lui, Sono io. Io comunque, come tu già detto, canti, Angelo? Diciamo... Aspetta, voglio fare una cosa. Tu non so se sai che quando viene detta una cazzata c'è il fuori onda. No, ah, okay. E nel fuori onda si può dire quello che si vuole. Ah, possiamo dire tutto. Sì, allora aspetta che hai detto una cazzata, quindi vado fuori onda. Fuori onda. André. Eccomi. Che cazzo dici che sa cantare questo qua? Che dopo si monta la testa. Dici? No, ma già se la monta adesso. Vabbè, sì. Allora. È talmente montato di testa che ha perso tutti i capelli. No, io diciamo faccio un canto diciamo amatoriale più che altro. No, ma che l'importante è cantare. Ma sì, infatti. Ma lui non canta. Cosa faccio loro? Ragazzi, ma guarda che io sono andato a vederlo al karaoke, c'è anche i video che parlano. Cioè, sai che canta delle canzoni che io non ho mai sentito niente. Quella lì? Balena Bianca, com'è? Bianca Balena di Enrico Ruggeri, tu lo conosci? No. Cioè, Angelo, solo te le conosci ste merde. Minchia, la giostra dei desideri, Peter Pan. Cioè, tutte canzoni belle recenti. Lo so che sono un po' antiquate come canzoni. Però sono quelle che mi piacciono di più. Ma Ruggeri ha fatto degli album? E cavoli. Ruggeri sì, qualcuno le ha fatto. Vedi. Ma queste canzoni che canta lui non le ha messe però. Le ha messe. No, vai a vedere. Vabbè, no. Torno in onda dai, perché... Vai, torniamo in onda. In onda. E quindi Andrew ci stavi dicendo che cercavi dei cantanti... Ci saranno due categorie, categoria con i brani inediti, o meglio brani scritti da loro, e categoria cover, dove si possono cantare anche canzoni, cioè cover, quindi si possono cantare canzoni già conosciute. Sono sei date. Sì. La finale 7 giugno in via Solari. Ok. E ci saranno ricchi premi. E Cotillon. 3 maggio, poi c'è il 10 maggio, 17 maggio, 24 maggio, 31 maggio. Comunque siamo ancora alla ricerca di cantanti. C'è posto per tutti. Il concorso, posso ricordarlo io se vuoi, è gratuito l'iscrizione. Certo. Quindi l'iscrizione è gratuita, non abbiate paura. E iscrivetevi. Per iscriversi cosa bisogna fare? Basta andare su Facebook, cercare Gioia Infinita Agency e dentro c'è l'evento dove ci sono tutte le informazioni. Beh, meglio di così. Niente, ogni tanto Andre ti perdi, non so se non ci senti. Perché,
No, il telefono, non ti sento benissimo. Ah, allora, okay. Quindi, no, dicevo, meglio di così. Meglio di così se muore. Meglio comunque di così. Io anche nel mio piccolo sto contribuendo, perché io girando molti karaoke sto spargendo la voce di questa, vostra iniziativa. Internet, stiamo facendo un ottimo lavoro. Già abbiamo qualche cantante che devo dire che è molto interessante, perché abbiamo potuto vedere dei brevi video dove appunto si vede già che cantano di brutto. Sarà una bella cosa, sì. Ci sono vari premi. Per i premi basta andare appunto sulla nostra pagina Facebook, ci sarete voi, quindi sarà una cosa bellissima, perché sarete voi in diretta, mi pare dalle 11 la mattina. Sì, ci sarà un programma tutte le domeniche, ci sarà alle 11 un'ora con Passion Radio in tour, e faremo il programma radiofonico. Poi alle 14 ci saranno i nostri DJ di Passion Radio con i DJ set musicali, e alle 15 si inizierà con il talent, cosa abbiamo in comune, show appunto, presentato da qui, dal cui presente Andrea Contursi. Speriamo che ci sia un'affluenza come l'anno scorso, di solito non ci delude mai Milano, c'è sempre un sacco di gente nelle trasferie, sicuramente sarà un bellissimo evento. E ricordiamo che noi della radio verremo lì con i nostri gadget, con un po' di giochi di intrattenimento fatti in diretta, dove si possono vincere i nostri gadget. E tra l'altro ci siamo dimenticati di dire che possono votare anche dalla sì, radio. Sì, importantissimo, perché voi sarete a decidere da casa il destino dei cantanti. Esattamente. Votando. E quindi niente. No, ci sono, e quindi, no, dicevo, votando da casa potete decidere il destino dei cantanti. Andrew, io ti ringrazio tantissimo di questo intervento. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il momento. Guarda, io saluto tutti gli ascoltatori e vi faccio un saluto anche a voi che siete lì da un po' adesso a lavorare. Vi ascolto sempre. Bene, grazie. Questo ci fa piacere. E grazie anche tante di farci partecipare a questa tua vostra iniziativa. Sarà una bellissima cosa. Sì, sì. Benissimo. Senti Andrew, tu negli anni 90 ascoltavi la musica? Sì. Ma gli scooter li conoscevi? Sì. Ah, li conoscevi gli scooter? Sì. Un po' tamarrini, scooter, Io avevo un bellissimo scooter. Sì. No, ecco. Allora non mi far fare il fuori onda anche per te. Non li conoscevo. No, non mi far fare il fuori onda anche per te. Anzi, facciamo così, facciamo il fuori onda. Fuori onda. Andrew. Ecco. Adesso torniamo in onda. Tu devi dire gli scooter, cavolo sì, ma mi mettete Maria, che è il brano che dobbiamo mettere dopo. Ok, perfetto. Anzi, se vuoi proprio fare il figo, dici guarda, nel 2003 c'era una canzone Maria bellissima. Fai un po' il figo, perché tanto siamo fuori onda, non ci sentono. Perfetto, non ci sentono. Vai, aspetta che torno in onda, aspetta. E quindi riconoscevi gli scooter, caro Andrea? Guarda, gli scooter sono, i miei cantanti preferiti, cioè proprio alla grande. Mi ricordo nel 2003 una canzone bellissima, sì? Non ancora in mente, sì? La metto spesso, Maria, ce l'avete? Maria la canzone? Maria la canzone. Ah, pensavo che avevi chiamato il pusher, capito? Allora cercavo. Ce l'abbiamo, eccola qui, gli scooter, Maria! Ciao Andrea, grazie! Ciao Andrea, grazie! Ciao,